Una buona serata dalla redazione del TG6, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Covid e del nuovo bollettino perché sale vertiginosamente nelle ultime ore il numero dei contagi nella nostra regione. Maggiormente colpito il Teramano che fa registrare il più alto numero di casi. Non se la passano meglio però le altre tre province a incoraggiare il numero delle prime dosi di vaccino somministrate 60% in più in una settimana. Vediamo. Sono 485 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Questo è il dato più alto da quasi 9 mesi, in particolare dallo scorso 18 marzo, quando i contagi furono 462. I nuovi casi sono emersi da 6.724 tamponi molecolari, secondo numero più alto di test mai eseguiti in 24 ore dall'inizio dell'emergenza. È risultato positivo il 7,21% dei campioni analizzati. In aumento i ricoveri, che passano dai 115 di ieri ai 118 di oggi. 110 pazienti, più uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 8, più 2, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 4.376 sono in isolamento domiciliare. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 4% per le terapie intensive ed è fermo all'8% per l'area medica. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sarà 122, valore più alto degli ultimi 8 mesi. I guariti odierni sono 222. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime è fermo a 2.595. Dei nuovi casi accertati in Abruzzo, 38 sono residenti domiciliati in provincia dell'Aquila, 19 in provincia di Chieti, 108 in provincia di Pescara e 238 in provincia di Teramo. 4 si trovano fuori regione, mentre per 6 casi sono in corso verifiche sulla provenienza. Per il Teramano è il dato più alto da oltre un anno, in particolare dal 28 novembre 2020, quando nel pieno della seconda ondata i contagi furono 241. L'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti aumenta di 38 punti nel giro di 24 ore e schizza così a 181. Con l'aggiornamento odierno il quadro peggiora in tutte le province. Dopo Teramo c'è il Pescarese che sembrava mostrare i primi segnali di miglioramento. Oggi invece l'incidenza aumenta di 16 punti e sale a 115. A Pescara città sono 38 i nuovi casi, dato più alto da metà marzo ad oggi. Seguono la provincia di Chieti con un'incidenza pari a 118 in peggioramento e l'Aquilano con 69. Ed in vista dell'entrata in vigore del Super Green Pass aumentano del 60% le somministrazioni delle prime dosi. Il totale dell'ultima settimana è pari a 4.300 contro le 2.791 dosi di 7 giorni fa. Il dato, pari all'8% delle somministrazioni totali, è comunque di gran lunga inferiore rispetto alle terze dosi, che nell'ultima settimana sono state 52.203, in aumento del 53% rispetto alla precedente settimana. E a proposito di nuove vaccinazioni, nel Pescarese aprirà un nuovo centro vaccinale in cui si vaccineranno i bambini dai 5 agli 11 anni. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dopo il via libera dell'AIFA alla vaccinazione dei bambini compresi nella fascia d'età 5-11 anni, arrivata nelle ultime ore, l'ASL di Pescara è al lavoro per individuare un'area dove aprire un hub vaccinale e dove poter far vaccinare i più piccoli. In tal senso l'amministrazione comunale di Pescara è già al lavoro per prestare la massima collaborazione all'azienda sanitaria locale, come conferma ai nostri microfoni il sindaco Carlo Masci. Ma io sono favorevole a tutti gli hub che riguardano le possibilità di vaccinare le persone, perché credo che la vaccinazione sia fondamentale per allontanare il virus e quindi più hub ci sono e meglio è. Poi Pescara è una città che risponde benissimo, ha sempre risposto benissimo. Noi abbiamo vaccinato oltre l'80% dei pescaresi. Adesso c'è questa nuova situazione che riguarda i ragazzi sotto 12 anni e anche su questo ci stiamo muovendo per garantire la massima possibilità di frequenza degli hub vaccinali a Pescara e ovviamente con l'accompagnamento dei genitori, perché parliamo di bambini piccoli, però stiamo registrando che cosa? Che nelle scuole, soprattutto nelle fasce di età che non sono vaccinate, ci sono bambini che sono oggi con il coronavirus, quindi dobbiamo muoverci e prima lo facciamo meglio è per tutti quanti.
avanti. Io avevo chiesto alla ASL di aprire il centro vaccinale a Porta Nuova e sta funzionando benissimo. Ho chiesto anche di tenerlo aperto sabato e domenica. L'ASL si sta organizzando per fare questo, perché c'è tanta gente che può fare il vaccino solo il sabato e la domenica. Tutto quello che si potrà fare si dovrà fare per i nostri concittadini e il Comune è pronto a fare la sua parte come sempre. Si sta valutando anche l'ipotesi di aprire un nuovo centro vaccinale a Pescara o in provincia di Pescara, soprattutto per i bambini? Sì, noi siamo pronti, ovviamente dobbiamo farlo insieme alla ASL, la ASL che conduce il gioco, perché la ASL ha rapporti con i medici, con gli operatori sanitari. Per quello che ci riguarda abbiamo messo a disposizione lo spazio di Porta Nuova, abbiamo messo a disposizione gli spazi all'interno delle palestre per vaccinare i bambini, continueremo a fare quello che la ASL ci chiederà per supportare i nostri concittadini e per fare in modo che tutti possano tutelarsi al massimo. Voltiamo pagina. Il presidente della regione Abruzzo a Bruxelles per la sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni in corso a Bruxelles ha sottoposto le esigenze dell'Abruzzo e del Mezzogiorno di collegamento infrastrutturale con il resto d'Europa, in primis nel network TNT ed alta velocità. Il servizio. Sì, questa sessione plenaria è stata utile anche per incontrare esponenti del gabinetto del commissario Vahlehan, al quale abbiamo sollecitato e sottoposto la nostra richiesta relativamente alla revisione dei corridoi europei della mobilità, un processo partecipativo che è iniziato ormai da 2 anni e che nei prossimi giorni ci è stato confermato andrà a conclusione. Il 14 dicembre il coordinamento dei commissari si riunisce per stilare la proposta definitiva che poi passerà all'approvazione del Parlamento europeo. Ho quindi sollecitato il gabinetto ad accogliere le proposte della regione Abruzzo e anche delle regioni dell'Adriatico centro-meridionale, che ho l'onore di coordinare, un coordinamento tra le 4 regioni che comprendono Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, per colmare quel divario infrastrutturale che ha colpito questa parte dell'Italia meridionale. E io spero che questa anche sollecitazione dal basso, unita all'attività che saprà fare il governo nazionale, possa portare a cogliere l'occasione della revisione delle reti per reinserire le regioni che ne erano state escluse e far sentire tutti i cittadini europei a pari diritti e con pari dignità. E intanto Trenitalia ha annunciato i nuovi orari per la stagione invernale. La nuova offerta prevede un aumento di treni Frecciarossa sulla dorsale adriatica. Vediamo. Domenica 12 dicembre entra in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia, valido fino all'11 giugno 2022. Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione in Abruzzo, la nuova offerta prevede l'introduzione sulla linea adriatica di 12 freccia rossa che andranno a sostituire 10 freccia argento e 2 freccia bianca, portando così a 20 il numero complessivo dei freccia rossa in circolazione ogni giorno tra Milano e la costa adriatica. Questo cambio di colore di alcune frecce velocizzerà i tempi di percorrenza, che in alcuni casi saranno ridotti sull'intero percorso da Milano a Lecce anche di 30 minuti. Restano confermati 6 freccia argento Milano-Ancona-Pescara e 4 freccia bianca della Venezia-Lecce, con fermate nelle Marche in Abruzzo. Per quanto riguarda i treni regionali dell'Abruzzo, dal 12 dicembre sarà attivata una coppia di nuovi collegamenti veloci Pescara-Ancona e viceversa, da lunedì al venerdì in fascia oraria pomeridiana per favorire la mobilità di rientro dei pendolari. Entrambi i treni avranno una percorrenza inferiore alle 2 ore e saranno in coincidenza con i treni da e per Sulmona per favorire la mobilità della direttrice interna verso nord. Il nuovo orario vede anche l'attivazione della Ternoline, la caratterizzazione commerciale dei 24 treni che circolano sulla linea Sulmona-L'Aquila, per aumentarne la visibilità anche in chiave turistica. La linea, oggi dedicata principalmente al trasporto pendolare e scolastico, esprime una vocazione turistica fruibile e valorizzabile anche attraverso il trasporto ferroviario. Alle bellezze naturalistiche della valle del fiume Aterno, che ricalca l'antico itinerario romano, si unisce la presenza di siti archeologici, città d'arte e tradizioni enogastronomiche. Fermate intermedie a Raiano per visitare l'eremo e le gole di San Venanzio e a San Demetrio nei Vestini, nei pressi delle grotte di Stiffe. Edilizia scolastica, problemi strutturali al comprensivo Spaventa di Città Sant'Angelo sono stati denunciati dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che oggi effettuerà un sopralluogo nella scuola. Vediamo. Alcuni genitori e alcuni alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo Spaventa mi hanno
inviato questa nota che la dirigente scolastica ha inviato alla provincia, ai Vigili del Fuoco e a tanti altri soggetti che sono stati attenzionati della situazione in cui versa l'istituto omnicomprensivo. Già alcune classi erano state ospitate nella biblioteca comunale di Città Sant'Angelo, ma la giornata di ieri è stata una giornata veramente nefasta, perché molti sono stati addirittura ospitati presso il Belvedere, che ringraziamo naturalmente. Altri hanno fatto addirittura lezioni all'aperto nella villa comunale e da oggi per alcune classi c'è la DAD, non per il Covid, ma perché piove all'interno delle aule. Ho un video che è stato anche, diciamo, pubblicato, che insomma fa vedere qual è la situazione all'interno di queste classi che riguardano l'ala nuova, non quella che aspettano, che aspetta i lavori dopo il terremoto del 2016. Tra l'altro il sindaco aveva comunicato che a settembre, insomma, già c'era stato l'affidamento di questi lavori a seguito di appalto. Non riusciamo a capire come mai da settembre, siamo a dicembre, i lavori non sono cominciati, e soprattutto non sappiamo ancora oggi se questi lavori comprenderanno soltanto quell'ala o questa che invece è stata gravemente danneggiata e che non consente le elezioni. Proprio per questo ho chiesto al presidente della provincia, attualmente al vicepresidente che è in carica, di essere ricevuto per avere chiarimenti su questi lavori, e ho chiesto anche alla dirigente scolastica, che ringrazio anche per l'appassionata lettera con cui ha scritto a genitori e studenti e professori, di visitare la scuola nella giornata di domani per rendermi conto delle reali situazioni. Dopo 15 anni dal rovinoso crollo della discarica La Torre a Teramo, l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento di 2.600.000 euro per chiuderla definitivamente, un procedimento atteso da lungo tempo che risolverà una questione che ha avuto pesanti risvolti ambientali, economici e sociali per l'intera cittadinanza. Tania Bonici Castelli. Venerdì 17 febbraio 2006, data infausta di per sé ma terrificante per Teramo. Alle prime luci dell'alba un boato risuona dalle colline teramane della Specola. La discarica comunale La Torre crolla rovinosamente e tonnellate di rifiuti si riversano in un laghetto sottostante. Il disastro ambientale che ne consegue è drammatico. Un odore intollerabile per mesi affligge l'intera zona. Il percolato si infiltra nel sottosuolo. Il pericolo di inquinare la falda acquifera diventa reale e la magistratura apre un'inchiesta. In questi 15 anni le varie amministrazioni comunali hanno speso milioni di euro per bonificare il sito, ma solo oggi è stato approvato il progetto di chiusura definitiva della discarica La Torre. Al termine della conferenza dei servizi, cui hanno partecipato Regione Abruzzo, Provincia, ARTA e Ufficio Ambiente del Comune di Teramo. Approvazione determinante per poter avviare l'iter amministrativo di redazione della progettazione esecutiva e del successivo affidamento dei lavori. Il sindaco Gian Guido D'Alberto, nominato dalla Regione Abruzzo commissario ad acta per la discarica La Torre, ha annunciato con soddisfazione di essere riuscito ad ottenere il finanziamento di 2.600.000 euro dal programma Masterplan Patti per il Sud. Somme che permetteranno di realizzare il pacchetto di chiusura, la rigimentazione delle acque meteoriche, il potenziamento del sistema di raccolta del pergolato e la sistemazione dell'impianto di captazione del biogas mediante realizzazione di nuovi pozzi. Un procedimento atteso da anni, una questione che portava con sé pesanti risvolti ambientali, economici e sociali. Grazie a questo intervento si riusciranno così ad abbattere i costi di smaltimento del percolato e a garantire finalmente il ripristino e la tutela ambientale dell'area, le cui matrici ambientali, acqua, suolo e aria, saranno comunque monitorate per ulteriori 30 anni, periodo cosiddetto post mortem. Il vicepresidente della giunta regionale assessore ai parchi Emanuele Imprudente è intervenuto oggi in conferenza stampa all'Aquila, quattro mesi dall'insediamento della nuova governance del parco regionale Sirente Velino, per fare il punto delle attività di rilancio messe in campo. Ascoltiamolo. Beh, a quattro mesi dall'insediamento della nuova governance facciamo un attimino il punto di quello che è stato, di quell'iniziativa di rilancio che abbiamo messo in campo, che ha messo in campo tutta l'azione della strategia della governanza del parco. Innanzitutto si è costituita con l'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, con una votazione unanime sul Presidente, segno che era volontà da parte dei territori di esprimere un loro Presidente, che fosse un'indicazione dei sindaci, che fosse un'indicazione di quella comunità, che era poi il
segno reale di quella che doveva essere lo spirito della legge, che è stato lo spirito della legge che qualcuno ha erroneamente interpretato in maniera diversa. All'interno di questo discorso, in questi quattro mesi il parco è partito con tutta una serie di iniziative che erano ferme da tantissimi anni, con l'aggiornamento del piano del parco, che è lo strumento fondamentale, perché è fermo da 32 anni che si aspettano che ci sia questo importante strumento. È stato avviato il percorso per la realizzazione del piano antincendio, cosa che questo parco non aveva fino ad oggi. Elemento fondamentale e caratterizzante è invece l'azione che si sta mettendo in piedi per la realizzazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Questa certificazione sarà lo strumento fondamentale su cui si caratterizzerà quella che sarà l'azione vera di promozione, ovviamente partendo dalla base che è la conservazione, ma della qualità turistica e di un itinerario, di un percorso che la metta al centro di quelle che sono sostanzialmente itinerari internazionali, quindi un salto di qualità vero, importante, che porrà il Parco Regionale di Silente Velino in una dinamica completamente diversa rispetto a quella che è stata oggi. Parallelamente a questo, insomma, sono avviate le vendite dei nuovi percorsi sentieristici, sono avviati la realizzazione di un grande anello intorno a tutta a tutto il parco, proprio in termini di nuovo turismo, turismo lento e bike, una realizzazione di un parco sostenibile, un parco che mette al centro il territorio, mette al centro ovviamente la natura, la conservazione, ma inizia quella fase di apertura alle opportunità che devono essere colte da quel territorio, ovviamente dall'Abruzzo nella sua completezza. Torniamo a Pescara, dove è stato illustrato questa mattina Coop Startup Abruzzo, il bando promosso da Coop Fond con Lega Coop Abruzzo per sostenere concretamente la nascita di nuove cooperative generando opportunità autoimprenditoriali e lavorative. Vediamo. Presidente, oggi a Pescara, Palazzo di Città, viene presentato questo progetto in collaborazione con il Comune di Pescara. Cosa si tratta? Qual è l'importanza, la valenza? Questo è un progetto nazionale di Lega Coop, partecipiamo anche come Lega Coop Abruzzo e ringraziamo il Comune di Pescara per il patrocinio. Il progetto si chiama Coop Startup ed è rivolto a tutti gli imprenditori, particolarmente giovani imprenditori che abbiano voglia di fare un'esperienza in campo economico, sociale, sotto forma di cooperativa. Nel caso specifico Lega Coop poi accompagnerà questo progetto fin dalla fase iniziale, quindi aiutando le società cooperative costituite a redigere un business plan ed accompagnando poi il progetto nella fase di realizzazione. Rispetto a questo Lega Coop mette a disposizione dei fondi, dei contributi a fondo perduto e poi per i primi due anni accompagnerà anche la cooperativa nascente per tutti gli adempimenti necessari. Più che mai oggi, in un periodo particolare, quello della cooperativa è un modello da imitare. Sono i numeri che dicono questo. In questi ultimi due anni, con tutte le vicissitudini dovute alla pandemia, è indicativo il fatto che il sistema cooperativo è quello che ha resistito meglio alle difficoltà, alle tensioni economiche, perché insito in questo sistema ci sono dei meccanismi di solidarietà che nei momenti di difficoltà riescono comunque a mantenere i livelli occupazionali. Quindi da questo punto di vista noi siamo assolutamente convinti che sia una opportunità per chi voglia intraprendere delle nuove iniziative imprenditoriali. Chiunque abbia un'idea imprenditoriale oggi trova evidenti difficoltà nel metterla a terra, perché c'è una difficoltà all'accesso del sistema del credito, all'avere la possibilità insomma di partire con dei supporti che siano sostenibili dal punto di vista economico. Quello che vogliamo fare noi è selezionare una serie di idee che secondo noi hanno l'opportunità poi di trovare realizzazione concreta, accompagnarle, dando un supporto sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista consulenziale per la parte finanziaria, economica e di gestione. Ci spostiamo a Chieti, dove l'amministrazione comunale ha presentato gli eventi per il prossimo Natale, che vedrà coinvolti tutti i quartieri cittadini. Vediamo. De Cesare, questa mattina in conferenza stampa la presentazione degli eventi del Natale, un cartellone quanto mai ricco di eventi e di manifestazioni. Sì, siamo veramente orgogliosi questa mattina di presentare questo ampio e gremito cartellone di eventi promosso dal mio assessorato, l'assessorato alla cultura e agli eventi, in collaborazione con l'assessorato al commercio che fa capo al dottor Pantalone e all'assessorato alle politiche sociali e della famiglia e quindi alla collega
collega Maretti che mi hanno dato un grosso contributo per la realizzazione dello stesso. Devo dire tante iniziative a vantaggio dei più piccoli, iniziative per quanto riguarda la beneficenza, ci sarà un concerto di Natale importante con artisti importanti, tutti abruzzesi, presso il Teatro Marruccino il 22 dicembre. Ancora abbiamo pensato ad addobbare nel migliore dei modi il centro storico, ma non solo, anche la parte bassa che per la prima volta vedrà allestite delle luminarie, degli addobbi luminosi anche nella zona di San Martino e di Brecciarola. Ci sarà una mega pista di pattinaggio a Piazzale Marconi che forse mai aveva visto la realizzazione e l'installazione di una pista di pattinaggio di ghiaccio per i bambini, ma ancora un albero di Natale che probabilmente sarà il più grande di tutto Abruzzo, nel quale è possibile anche entrare, molto caratteristico perché proietta delle immagini e dei colori molto particolari attraverso dei LED wall, un albero di circa 30 metri, sempre a Piazzale Marconi. Ma nella parte alta tanti saranno gli addobbi con delle luci d'artista, vedremo addobbato per la prima volta anche nel Natale il nostro Teatro Marruccino, tantissime iniziative. Voglio citarne una su tutti che sarà secondo me tra le più belle, il piano Sky con una pianista molto molto importante a livello internazionale che mentre suonerà e ci allieterà con la sua musica si alzerà fino a 5 metri da terra, quindi veramente tante iniziative caratteristiche e importanti a favore della città per creare quel calore del Natale, ma soprattutto per incentivare lo shopping presso le nostre attività commerciali cittadine. Devo dire che un'altra bellissima cosa concertata nel tavolo con le associazioni di categoria è stata l'istituzione di alcuni bus navetta che serviranno a far parcheggiare in maniera agevole gli utenti e coloro i quali, i turisti, coloro i quali si recheranno in città dal mega parcheggio di via Papa Giovanni al centro storico. Apriamo adesso la pagina dedicata allo sport. Seduta pomeridiana per il Pescara al Poggio, lavoro a parte per Drudi e Galano, assenti Rauti e Marilungo. Il primo è squalificato al pari di Rizzo, per gli altri è molto difficile il recupero in vista della trasferta di Grosseto. Intanto non si arresta il caos plusvalenze, anche il Pescara è finito sotto la lente di ingrandimento, in particolare per l'asse di mercato col Parma delle stagioni passate. Vediamo. L'inchiesta relativa alle plusvalenze venuta a galla grazie alla Procura della Repubblica di Torino e che mira a metterne in luce l'utilizzo esagerato per cercare di coprire eventuali difficoltà di bilancio, vede anche il Pescara tirato in ballo, soprattutto in relazione ad una serie di operazioni di mercato con il Parma che sarebbero finite sotto la lente di ingrandimento della commissione della Covisoc. Tante e articolate le operazioni fra le due società nelle ultime sessioni di mercato. Quello delle plusvalenze, come più volte ribadito in questi anni, è un tema molto complesso e che ha fatto molto discutere nelle ultime stagioni proprio per la difficoltà nello stabilire un parametro chiaro che assegni un valore di mercato ai calciatori spesso più giovani che vengono scambiati tra i vari club. Tornando all'asse tra Pescara e Parma, in uscita dal club ducale per arrivare in biancazzurro ci sono stati Cristian Galano, oggi ancora a Pescara, e che il Delfino ha acquistato per 2 milioni di euro. Percorso inverso in quella circostanza fecero Pavone e Martella, che si trasferirono in Emilia per 1.800.000 euro il primo e 500.000 euro il secondo. Ma non solo loro, oltre ai già citati ci sono Matteo Brunori, che oggi gioca nel Palermo e che i biancazzurri presero nell'estate 2019 dal Parma, esperienza che finì temporaneamente a gennaio 2020 dopo 6 mesi con il passaggio alla Juventus Under 23. C'è anche Machin, che oggi gioca in cadetteria a Monza e che arriva alla è arrivato a titolo definitivo dalla Roma, ma che il Delfino cedette ai gialloblu prima di farselo ridare in prestito ad agosto 2019 e rispedirlo a Parma nel gennaio 2020. Altri casi sono quelli che riguardano Gaston Brugman, passato dal biancazzurro agli emiliani per 2 milioni e mezzo di euro, Napoletano, Cipolletti, Daloia, Madonna. La Covisoc, commissione di vigilanza sulle società di calcio, sfruttando le verifiche avviate a luglio dalla Consob, ha inviato al procuratore
e al presidente Gravina per conoscenza un dettagliato resoconto sui trasferimenti, perché questa è la tesi: certi affari potrebbero aver inciso in maniera significativa sui conti delle varie società coinvolte. Insomma, un pensiero in più per una squadra uscita ancora una volta con una delusione dall'ultimo turno di campionato e che a Grosseto, senza Rizzo e Drudi squalificati, deve trovare un risultato positivo per scacciare le voci che vorrebbero Auteri sempre più in bilico, con Oddo pronto a prendere il posto in caso di ulteriore risultato negativo. E le quote societarie della Teramo Calcio sono state dissequestrate. La decisione è arrivata in tarda mattinata ed è il giudice per le indagini preliminari di Roma. Tutti i beni immobiliari e che erano stati sequestrati su disposizione della Procura di Roma sono stati liberati e tornano nella piena disponibilità dei fratelli Mario e Davide Ciaccia, gli imprenditori romani che di recente avevano acquisito il 60% del capitale sociale del Teramo. E a proposito di Teramo, situazione difficile dopo il rovescio di Carrara e con le vicende societarie che hanno scosso l'ambiente nei giorni scorsi. Tocca al capitano biancorosso Andrea Arrigoni chiedere di compattare l'ambiente in vista dei prossimi appuntamenti di campionato. Vediamo. Ma sicuramente sono parole che fanno capire quanta anche delusione da parte sua ci sia nei nostri confronti per la partita di domenica. E quindi è un momento in cui noi dobbiamo dargli una risposta, nel senso che noi dobbiamo capire la sua delusione e capire che è il momento noi di dargli, di rispondere sul campo, perché noi possiamo far solo quello. Quindi, però sicuramente è una responsabilità che noi dobbiamo sentire, ma sono dico anche che anche noi stessi ci siamo resi conto della partita di domenica, non è che noi siamo stati insensibili a questo, ci siamo resi conto che abbia sbagliato tra virgolette a uscire dal campo, perché dopo che abbiamo preso il secondo e il terzo gol abbiamo sbagliato completamente atteggiamento, perché ci siamo un po' fatti travolgere dagli episodi della partita e non abbiamo saputo reagire. Ma in questo momento noi dobbiamo renderci conto che la classifica è quella, quindi adesso non lo so alla lunga se tra un mese sarà la stessa situazione, però sicuramente noi adesso dobbiamo renderci conto che la classifica è quella, senza pensare a magari tra un mese saremo in maniera diversa. E quindi affrontare la partita di sabato sapendo che in questo momento noi dobbiamo lottare per la posizione di classifica che siamo. Sta a noi poi, facendo risultati, tirarci fuori. Abbiamo già avuto una situazione del genere quando abbiamo affrontato la Viterbese qua in casa, e lì abbiamo saputo reagire, abbiamo saputo dare un segnale. Quindi io mi aspetto che tutti insieme riusciamo a rispondere in ugual modo, ecco. Ma già settimana scorsa, il venerdì, forse il giovedì, insomma, eravamo stati tranquillizzati in questo senso, quindi non assolutamente. Questo è un problema che ovviamente c'è stato, cioè ci ha colpito tutti, quindi non è che è successo, quindi, però da quel punto di vista la squadra non aveva questo problema, ecco. Non è che la partita di sabato è dipeso da questo, cioè no, assolutamente non. In questo senso già avevamo parlato in precedenza con la società. È un momento in cui dobbiamo sicuramente stare uniti e darci tra compagni, darci una mano in campo, e quindi sì, è un momento difficile, è un momento che però dobbiamo affrontare insieme, dobbiamo superare insieme. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Vision Air, ospite di Giuseppe Dintino, l'artista Cuba Caballe. Questo è il nostro ultimo servizio, quello che avete visto sul Teramo. L'informazione torna puntuale alle ore 23. Buona serata.